Che cosa? In questo video metto a confronto il livello di sicurezza delle partite di calcio con quelle della pallavolo. Dove? Sono allo stadio Braglia di Modena. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell'ordine e la circolazione è bloccata. Sugli spalti ci sono 4.608 spettatori. Perché? Succede per le partite di calcio di Serie A e di Serie B. Questa invece è la partita di pallavolo Modena-Macerata. Ci sono 5.000 spettatori e due rappresentanti delle forze dell'ordine. Allo stadio Braglia giocano il Modena e il Brescia. Queste strade di solito sono aperte al traffico, ma durante le partite di Serie A e di Serie B viene chiusa la circolazione. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell'ordine. In mezzo alla strada e davanti allo stadio ci sono diverse transenne. Lo stadio Braglia può contenere fino a 20.500 tifosi, ma a vedere la partita ci sono 4.608 spettatori. Questa che vedete è la curva degli ospiti, con i tifosi del Brescia, ma anche le altre tribune non sono piene. Alle partite di pallavolo la situazione è completamente diversa. Mi trovo davanti al palazzetto dello sport di Modena. In campo giocano il Modena e il Macerata. A vedere la partita ci sono 5.000 persone, ma la capienza massima del palazzetto è di 5.211 spettatori. A garantire la sicurezza ci sono invece alcuni operatori della vigilanza privata e due rappresentanti delle forze dell'ordine. Alle mie spalle si trova un grande centro commerciale di Modena, posizionato proprio a pochi metri dal palazzetto dello sport. Come si vede dalle immagini, non c'è tutta la sicurezza che invece viene impiegata durante le partite di calcio di Serie A e di Serie B allo stadio Braglia di Modena.